Ci siete? Davvero ci siete? Guarda che sono soddisfazioni e anche sensazioni, nel senso che si dialoga così, dai, bello. Allora, su Instagram di Turisti per Caso ci sono arrivate delle domandine e allora nella misura in cui io posso rispondere a qualcuna, volentieri. Allora, la prima domanda da il Cicciara. Viaggio in Thailandia a febbraio? Sì! Sì, è ottimo febbraio, è buono da dicembre a marzo, ho preso degli appunti, ma febbraio va bene perché allora la Thailandia, clima monsonico e insomma praticamente non va bene dopo maggio, comincia a diventare molto caldo, comincia a piovere e piove soprattutto in settembre-ottobre, quindi in febbraio va bene. Poi Giugiu 8. Costa Rica, periodo ideale su quando andare? Tutte le domande che riguardano il clima, come se fossi un climatologo. Allora, il Costa Rica va benissimo da dicembre ad aprile, perfetto da gennaio a marzo, ma quello ci arrivavo anch'io anche senza gli appunti, perché poi lì, da quelle parti lì, viene tutto lo scioppone delle tempeste quando è appunto la nostra estate, cioè, quando abbiamo fatto il giro del mondo, noi siamo partiti a novembre per arrivare appunto là in Centro America in inverno, quindi benissimo, insomma anche lì Costa Rica, dicembre, gennaio, febbraio, eccetera, perfetto gennaio e marzo. Altra domanda, da Biazzoma? Forse vuole dire, vabbè, non lo so, mastichiamo. Natale e Capodanno al caldo a un costo accessibile? Facile, Cuba. Cuba ha un costo accessibile, è un posto stupendo, gente meravigliosa, un posto pieno di contraddizioni anche interessanti. Adesso sta vivendo un momento di grande trasformazione. Noi siamo stati, io due e Siusi e Zoe, tre volte a Cuba. Veramente Zoe la prima volta ci è andata nella pancia di sua madre, non si ricorda, ma insomma a Cuba ci siamo stati diverse volte ed è una cosa sempre molto molto bella e molto interessante. Velocemente, Maiutornella, tutto attaccato, Natale Recife, partenza 6 ottobre, consigli? Allora, siamo in Brasile evidentemente, questo ci arrivo, però io sono stato poco in Brasile, personalmente sono andato solo al Carnevale di Rio, vabbè, e quindi dovresti scrivere al sito Turisti per Caso e chiedere di Franco la guida per caso per il Brasile, lui ti dice tutto, perché io non so, non so cosa, ho visto dei filmati, Natale bellissima, Recife anche, quindi vai tranquilla. Però ultima domanda a cui posso rispondere qui in questo momento, allora, 79.000 baci, sento che i vostri pseudonimi sono buffi. Isola San Blas, sì o no? Sì, sì, le ho mancate le San Blas, avrei dovuto andarci, c'è passata Adriatica, io non ci sono andato, ma pare che siano isole bellissime, anche selvagge, anche nature, come si dice, che nei Caraibi non è scontato. Quindi se ci riuscite andateci e poi mi mandate una fotografia, che così mi viene fuori la saliva. Dunque, però adesso ho da farvi un altro riferimento, un quiz. Cos'è questa? Inquadrala bene. È facile. Questa è una macchia nera. Perché vi faccio vedere una macchia nera? Ecco qua. Perché il sito Turisti per Caso è candidato ancora una volta al premio Macchia Nera. È un premio importante perché è dato dagli utenti. Per favore, andate, insomma, in fondo premiate voi stessi, perché la nostra comunità è fatta da voi, Turisti per Caso. Allora andate sul sito macchianera.com, mi sembra, e votate il sito Turisti per Caso come sito di turismo. Dovete votare altre 10 categorie perché sia valido, insomma, dai, fate questo sforzo, tanto siete gente che andate sul web, perché lo vorremmo rivincere se è possibile. È un riconoscimento importante perché è dato dagli utenti e premia la comunità degli utenti. Quindi ci vorremmo riprovare, già l'abbiamo preso un sacco di volte e ne siamo molto fieri. Macchia Nera.